raccomandati. Visto il successo ottenuto lo scorso anno, abbiamo deciso di riproporvi questo spettacolo. E sicuramente avrete visto lo show in televisione, il nostro spettacolo ricalca lo show televisivo. E i nostri artisti devono essere presentati da un amico o da un parente o da chiunque essi vogliano e saranno giudicati. A giudicare saranno 5 persone scelte tra il pubblico e avranno il compito di valutare le singole esibizioni. A presentare insieme a me questa serata abbiamo la nuova showgirl della Villa di Sopra. Signore e signori, un applauso a Alessandra! Qui. Come accennato, Andrea andrà tra il pubblico a scegliere 5 persone che faranno parte della giuria. Allora, abbiamo dei volontari, qualsiasi persona, noi facciamo le cose seriamente, persone volontarie che vengano a fare la giuria, dai. La giuria avrà... Chi è che vuol venire a fare la giuria? Dai, forza. Venga, 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 signora. Una abbiamo trovata, forza, forza, dai, avanti. Dai, su ragazzi, non vergognatevi. Appunto. No, perché dopo sembra che siamo in casa. Dai, forza! Stefani, viene a fare la giuria anche te. Dai. C'è il fratello che gareggia, è lo stesso. Dai, forza. Presa, vieni. Dai. La seconda persona, la terza. Mancano... Sì, prego, però stiamo cercando, ci lasci per cortesia la sedia per la giuria. Ok, grazie. Ok, dai, mancano ancora uno, due, altre tre persone, dai, porta, su. Italia, dai, vieni. Dai, vieni Italia, un applauso all'Italia, grazie, vieni Italia. Dai, forza, dai, facciamo Luciano e Domenico Fiorini. Posta, abbiamo fatto la giuria, prego. Venite qua, allora io vi do, guardate, mi dai Ale per cortesia? Sì, un attimo che spiego un attimino come funziona, no? Allora, la giuria avrà a sua disposizione dei cartelli attraverso i quali potranno valutare le esibizioni. La magnanimità è d'obbligo. Tra i giurati verrà nominato un presidente di giuria, il quale avrà il compito di sommare i voti di ogni singola performance. In caso di parità tra artisti che si contendono i primi 3 posti, si procederà ad uno spareggio per alzata di mano dei giurati. Allora, un attimo. Allora, abbiamo il presidente di giuria, abbiamo deciso in seduta stante che il presidente di giuria lo farà Luciano, che avrà il compito di vedere le votazioni dei 5 giudici, quindi uno magari da 5, 6, 7, fai la somma, ti do la penna, e poi ci darai il totale di quello che prende praticamente il singolo partecipante, ok? Abbastanza semplice. In caso di parità, l'hai già detto, mi sembra Alessandro, in caso di parità può capitare che alla fine due concorrenti ottengano lo stesso punteggio, magari abbiamo un primo del seguo, un secondo del seguo, faremo venire qui i nostri partecipanti e per alzata di mano dovrete decidere per l'uno o per l'altro. Siete in 5, il numero è dispari, quindi 3 o 4 o 5 voteranno per uno e gli altri voteranno per l'altro. Quindi avremo in ogni caso un vincitore. Bene, allora, io prima di cominciare avrei il piacere di fare salire qua su questo improvvisato palco i vincitori della scorsa edizione, gli Armidiet, che vi riproporranno la canzone che lo scorso anno ha vinto questo show. Signori, un applauso agli Armidiet, che ci presentano la canzone vincitrice dell'anno scorso, Nizu Mahukupiol. Questa canzone, signori giudici, questa canzone non dovete cantarla, è un assaggio di quello che proporrà la serata. In bocca al lupo, facciamo un applauso ai nostri Armidiet. Chi è che c'ha il telefono in tasca, ragazzi? Tutti.
Buonasera a tutti. Buonasera. Speriamo di farla una figura anche quest'anno. Il presentatore? Farito! Devo fare io? Vai, vai, vai!
allora vi presento la band, intanto sei il grandissimo Panette, nonché batterista, nonché paroliere. Poi abbiamo Pallina, il chitarrista pazzo, e poi il bassista Lollo, e questi noi siamo irrimediati proprio di nome, di fatto, non è che irrimediati nel giro di niente, siamo messi su, però eccoci qua. Allora, procediamo alla gara chiamando sul palco Angelo, che raccomanda un noto barzellettero romagnolo. Prego Angelo. Pronto, pronto. No, adesso che devo lasciare tutti quasi. Viva duro. Allora, vi raccomando Verbano, che è un mio amico, abbiamo fatto vedere le biciclettate assieme, ma adesso ci siamo a perdere. È molto simpatico, rivelo contare le barzellette. Ah, posso andare? Mi auguro che vi faccia divertire e buona serata a tutti, grazie. Verbano, a voi Verbano. Uia mecca, la gabbia poi è tenta come canarei. Angelo, ti piace fare l'amore in tre? Sì. Fa presto, va a casa che fai con il tempo. Pronto, 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 pronto. Allora, mi hanno detto di rompere il ghiaccio perché sono in parole povere il primo. Su le zanze della Madonna devo che rompere il ghiaccio, è meglio. Allora, state zitto. Cominciamo con quelle velocissime, veloci, veloci. C'è un sondaggio, l'80% delle donne è contro il matrimonio, perché dicono che è inutile prendere un etto di salsiccia e stare tutta la vita col maiale. Lo sapete quali sono le categorie più bugiarde? Tranne i politici, che si sa chi sono, sono i cacciatori e le donne. Lo sapete perché? Quando un cacciatore dice che ha preso 20 uccelli, ne ha preso uno, ma la donna se ne dice che ne ha preso uno, ne ha presi 20. Non parliamo dei politici, è minore un viva, sempre. Se ti porto un politico onesto, ti porto una prostituta vergine. Allora, lo sapete, adesso non facciamo differenze. Che differenza c'è tra la Lega e la Sega? Nessuna, sono due movimenti del cazzo. Allora, e poi i politici, ve lo dico prima, sono come i piccioni. Vi spiego perché. Quando sono in basso vengono a mangiare nelle mani, quando volano in alto ci cagano addosso. Adesso abbiamo detto chi sono i politici e parliamo della politica, che è la madre di tutti i politici. Un giorno viene a casa Pierino, la maestra gli aveva parlato di politica e ci aveva capito poco. Allora fa: babbo, oggi la maestra mi ha parlato della politica, ma io... te che sei il mio babbo me la potresti spiegare. Lui gli fa: Pierino, la politica è da spiegare, è dura, però provo a portarti un esempio. Io che porto casi soldi rappresento il capitalismo, la mamma che li governa, che li amministra, il governo, la cameriera è il proletariato, te che vuoi la paghetta sei il sindacato, e la tua sorellina piccola è il futuro, la generazione futura. Pierino le indevia ancora un cannacca pina massa e va a dormire. La notte sente piangere la sorellina piccola, va a vedere nella camera, piangeva perché era tutta piena di merda, si era cagata addosso. Allora corre verso la camera dei genitori a chiamare la mamma, arriva nella camera, vede la mamma sola che dormiva, fa qualche passo in avanti. Nella camera della cameriera c'era il babbo che si chiamava la cameriera. Allora torna indietro e fa: ho capito cos'è la politica! Il capitalismo si fotte il proletariato! Il governo dorme, clera la ma, il sindacato sta a guardare e le generazioni future nella merda fino al collo!